Uniti in preghiera davanti alla tomba dell'Apostolo Paolo, il grande evangelizzatore, nella basilica a lui dedicata fuori le mura di Roma. Si è aperta così la liturgia ecumenica dei secondi vespri della festa della conversione di San Paolo, presieduta da Papa Francesco, che ha concluso la settimana di preghiera per l'unità dei cristiani. Accanto al Papa, il metropolita Gennadios, rappresentante del Patriarcato Ecumenico di Costantinopoli, il vescovo anglicano David Moxon, rappresentante a Roma dell'arcivescovo di Canterbury, e molti rappresentanti delle diverse chiese e comunità ecclesiali cristiane. Nell'omelia, Papa Francesco ha commentato l'episodio evangelico dell'incontro tra Gesù e la Samaritana al Pozzo di Sicar e il dammi da bere di Cristo che ha guidato la preghiera di questa settimana. L'esempio di Gesù, che ha soprattutto sete di incontro, ci incoraggia a cercare un confronto sereno con l'altro. Per capirsi e crescere nella carità e nella verità, occorre fermarsi, accogliersi e ascoltarsi. In tal modo si comincia già a sperimentare la unità. L'unità si fa nel cammino, mai è ferma. L'unità si fa camminando. Tante controversie tra cristiani, ereditate dal passato, ha proseguito il pontefice, si possono superare mettendo da parte ogni atteggiamento polemico o apologetico e cercando insieme di cogliere in profondità ciò che ci unisce, e cioè la chiamata a partecipare al mistero di amore del Padre rivelato a noi dal Figlio per mezzo dello Spirito Santo. L'unità dei cristiani, siamo convinti, non sarà il frutto di raffinate discussioni teoriche nelle quali ciascuno tenterà di convincere l'altro della fondatezza delle proprie opinioni. Verrà il Figlio dell'uomo e ci troverà ancora nelle discussioni. Dobbiamo riconoscere che per giungere alla profondità del mistero di Dio abbiamo bisogno gli uni degli altri, di incontrarci e di confrontarci sotto la guida dello Spirito Santo che armonizza le diversità e supera il conflitto, riconcilia le diversità. Per opera dello Spirito Santo siamo diventati una cosa sola con Cristo, ha aggiunto Papa Francesco, e nella misura in cui ci avviciniamo con umiltà a Lui, ci avviciniamo anche tra noi. Tutti siamo chiamati ad essere evangelizzatori, ha concluso, e per farlo bisogna evitare di chiudersi nei propri particolarismi, superando ogni forma di proselitismo o tentazione di competizione. Siamo tutti al servizio dell'unico e medesimo Vangelo. E in questo momento di preghiera per l'unità vorrei ricordare i nostri martiri di oggi. Loro danno testimonianza di Gesù Cristo e vengono perseguitati e uccisi perché cristiani, senza fare distinzione da parte dei persecutori della confessione alla quale appartengono. Sono cristiani e per questo perseguitati. Questo è, fratelli e sorelle, l'ecumenismo del sangue.